tema legato alla salute è il tema che deve venire prima di tutto. Il 13 c'è stata questa tempesta di vento che ha riportato alla ribalta il problema facendo anche dei danni. Il 15 di luglio il Comune ha fatto un'ordinanza di intervento, Arezzo Casa ha fatto l'intervento, la USL ha fatto due verifiche e da queste verifiche è risultato che l'intervento è stato fatto. Certo, la cosa migliore sarà quella di sostituire tutta la copertura, però per far questo o si ricorre a leggi speciali che non sono ovviamente quelle della casa, che però in questo momento non mi risultano essere finanziate, oppure Arezzo Casa, ma non solo Arezzo Casa, perché mi risulta che lì c'è anche la proprietà del Comune di Arezzo e di alcuni privati, dovranno, per quanto riguarda Arezzo Casa, far conto su quelle che sono le risorse che per la manutenzione che vengono messe a disposizione delle aziende in Toscana. Quest'anno per esempio abbiamo distribuito, perché questo è quello che ci è provenuto dal Ministero, 5,9 milioni ovviamente ripartiti in tutta la Toscana. Io non vedo in questo momento altre soluzioni che non questa, poi si tratta di lavorare assieme per vedere se in futuro riusciremo a catturare delle risorse, però esiste comunque una strada che è quella della tutela della salute del cittadino, se questa esiste, perché ad oggi la USL ci dice che non ci sono preoccupazioni oppure non ci sono problemi imminenti. Altrimenti, se ci sono, il Comune deve fare un'ordinanza ad Arezzo Casa, ai privati e per se stesso, per la sua proprietà, per fare l'intervento. Qualora, cioè chi deve fare l'intervento non ottempera, il Comune si deve sostituire, fare lui l'intervento e poi rivalersi.